una volta all'inizio, guarda, questo è il presidente, questo è il direttore generale, questo è l'allenatore, poi, zero virgola. In questi 15 giorni con il mister ci vediamo tutti i giorni? Ci vediamo tutti i giorni in modo costante, quasi tutto il pomeriggio. Abbiamo parlato, la prima volta ci siamo chiusi nella stanza là della presidenza e mi ha detto cosa intendi te per il settore giovanile. E io ho illustrato le mie idee. Il mister mi ha chiesto, mi dai il tuo indirizzo email? Ti mando un qualcosa che io ho fatto negli anni passati per quanto riguarda il settore giovanile per Coverciano e vedrai quello che mi hai detto in cosa consiste. Uguale. Cioè la stessa idea, la stessa tipologia di intenti, la stessa voglia che vedo in una persona di 62 anni, in un ragazzino di 20 anni. Ve lo posso assicurare, in un ragazzino di 20 anni. Mi ha messo addosso questo entusiasmo così grande, così importante che mi ha fatto stare qui dalle 14 del pomeriggio fino alle 22 della sera a parlare con genitori, a parlare con ragazzi. Queste stanze sono state prese, non solamente sono piene ora e mi fa molto piacere, ma nelle giornate precedenti c'erano genitori, c'erano ragazzi e tutti quando sono usciti da quella porta avevano dentro un entusiasmo che dei genitori c'era. Perché i genitori hanno la nostra età, i genitori sono stati su questo stadio, sono stati su questi campi. I ragazzi quando uscivano dicevano l'arancione, la pistoiese, un entusiasmo veramente incredibile.